Si parla molto dello scontro tra l'Italia e la Commissione, l'istituzione di Bruxelles, ma in realtà ci sono molti paesi dell'Unione che alzano la voce per chiedere linea dura con l'Italia, e anche perché si vota a maggio per le elezioni europee e i governi non vogliono essere visti dai loro elettori come troppo generosi con gli italiani spendaccioni. Ce ne parla Gianfranco Fulgenzi. Cifre e percentuali contano, certo, ma più che strettamente economica è politica la partita che si sta giocando in Europa e che ha al centro i conti dell'Italia. Posta in gioco le elezioni di fine maggio per il Parlamento europeo. In molti paesi, a cominciare dalla Francia di Macron e dalla Germania di Angela Merkel, si teme un rafforzamento dei movimenti sovranisti e populisti, a cui un'Europa di manica larga nei confronti dell'Italia potrebbe spianare ulteriormente la strada. Ed ecco allora scendere in campo quella che è stata definita la nuova Lega Anseatica, un gruppo di 10 paesi nordici che chiedono una maggiore responsabilità degli stati nella gestione del debito e una stretta nelle regole del fondo salva stati. Che cosa significa? Che se un paese non riesce a rimborsare gli interessi sul debito, i primi a pagare dovranno essere cittadini e investitori di quel paese. In sostanza, le stesse regole introdotte per i salvataggi bancari, il cosiddetto bail-in. Solo dopo interverrebbe il fondo, un chiaro messaggio indirizzato all'Italia. E ieri si sono aggiunti i ministri delle finanze di Olanda e Austria con la richiesta a Bruxelles di bocciare senza appello la manovra italiana giudicata pericolosa per l'intera Europa. Mai comunque tanto divisa come oggi tra Brexit, Lega Anseatica e paesi di Visegrad, Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Mentre frena l'economia del motore tedesco e si avvia alla fine l'era dei soldi a buon mercato della BCE di Draghi. Si chiude un'epoca e la nuova è tutta da inventare. E